si classifica Natalini Maurizio, la scuderia Team Leggero SD Bologna con il tempo di 2.12. Un applauso. C'è una foto. Ok, allora, sempre categoria N8, al secondo posto si classifica Fini Alex, scuderia Team Leggero SD Bologna con il tempo di 2.05. Spostatevi, fate un po' spazio. Mentre vince al primo posto il numero 33, Aero Napoli, scuderia sempre Team Leggero SD Bologna con 2:03. Un applauso al vincitore. Allora, ora ho bisogno di Fini Daniele, il concorrente venuto più lontano, i concorrenti, quindi più di uno. Un applauso a Fini Daniele, premiato da Francesco Rotella. Prego. Io voglio ringraziare tutti per il calore che con quale ci avete circondati. Siamo stati benissimo per 2 giorni. Siete veramente bella gente, calda, siete generosi, siete molto disponibili, siete davvero persone splendide. In più credo che lo speed down abbia un grande futuro guardando l'età media dei ragazzi che sono qui dietro, per cui voi siete la porta della federazione verso il sud. Vi ringraziamo davvero tantissimo di cuore, ci avete trattato stupendamente. Facciamo una foto. Rodolfo Iozzo, il sindaco. Guardate. Simo, sposta, sì. Vedi che c'è. Anche il sindaco. Facciamo un applauso. Un buon rientro. Ciao ragazzi, buon rientro, eh. Ciao a tutti. Allora, continuiamo con la... i ragazzi di Bologna. I primi quattro qui. La macchina. Mamma, che troppo forte! Noi c'è sempre una medaglia per il peso. Almeno portiamo un po' di... Ma guarda che quando sei così... Un altro applauso e un buon rientro a casa.
Allora, continuiamo quindi con la categoria N8T. Al terzo posto si classifica con il numero 8 De Fazio Luca, categoria Speedon Project, con il tempo di 2:16. Un applauso per Luca. Una foto, Luca. Okay. Al secondo posto si classifica con il numero 5 Tomaino Giampiero, scuderia Ciocio, con il tempo di 2:15. Un applauso a Giampiero per il suo secondo posto. Ora vince la gara per categoria M8T con il numero 17 Celli Filippo, scuderia Speedon Project, con il tempo di 2:08. Facciamoci una foto tutte e tre con il trofeo in mano alzato. Ok, così. Allora, continuiamo con la categoria N5K. Quindi al terzo posto con il numero 59, voglio uno, con il numero 59 Gerace Mariana, con il tempo di 1:34. Una foto, ok. Continuiamo, quindi al secondo posto, ancora, forte, più forte, si arriva al primato. Al secondo posto, con il numero 64, Scirocco Gianluca, scuderia Speedon Project, con il tempo di 1:33.73. Andiamo. Una foto? Aspettate! Okay. Vince! La categoria N5K per il numero 57! Malacrimè Danny! La scuderia Speedon Project con 1:32! Si fa sul serio, eh? Allora, si continua, Francesco, dimmi tu. Adesso si passa ai bambini. Allora, okay. Partiamo dalla quarta posizione. Ok, quindi sono tutti arrivati primi. Ok, quindi abbiamo 4 pari merito. Li chiamo in ordine comunque di classifica per quanto riguarda i tempi. Comunque avete vinto tutti e 4. Ok, bimbi, un applauso. Avete vinto tutti e 4. Il primo a chiamare è il numero 47 Mazza Critelli Antonio, scuderia Speedon Project, con il tempo di 2:33. Arriva un quarto. Bravissimo. Si continua con il numero 46 Frontera Giuseppe, scuderia Speedon Project, categoria N5K winner, con il tempo di 2:10.
un applauso a Frontera Giuseppe. Bravissimo. A seguire il numero 48, Giancarelli Kevin. A seguire Speedbound Project con un tempo di 2.05. Un applauso a Kevin. Bravo Kevin. Il bambino rimasto è il numero 49, Paonessa Marco. È il miglior tempo di Paonessa Marco con 1:52. Piccoli campioni crescono. Nel corso del campionato Marco come un combinato in adesso è l'anno scorso con Paonessa Marco abbiamo combinato una gaffe e quest'anno ci siamo rifatti. Dai, un applauso per il miglior tempo di. Poi allora arriva il trofeo Calabria Racing al pilota più giovane di oggi che ha gareggiato. Allora, io voglio sapere data di nascita di ognuno di voi. Dai, iniziamo da Kevin. Sei nato il 21 aprile 2001. Ok. 11 anni. Antonio, tu? 12 anni, 1 luglio del 2000. Ok. Giuseppe? 26 gennaio, Giuseppe, del? Del 2006. Allora, il giorno vediamo. 26 gennaio 2006. E l'altro? 26 gennaio. Cioè non ci credo. Allora, come si dice che è zero spettino? Allora, abbiamo bisogno delle mamme. A che ora è nato? A questo punto. A mezzogiorno. Ti ha fatto il miglior tempo, dai! Quindi ha fatto il miglior tempo! Il tuo più piccolo! E a vincere allora il premio! Il trofeo Calabria Racing è Giuseppe Frontera! Figlio d'arte! Una categoria C4! Ok, allora, passiamo dal terzo classificato, già vedete che ride, è pronto a salire, allora, con il numero 161, il terzo classificato è Frontera Giovanni, con il tempo di 1.32 della scuderia Speedbound Project. Complimenti. Facciamoci la foto. Okay. Fermi. Al secondo posto con il numero 163 Nicastro Stefano della scuderia Tenero Autosport con un tempo di 1.31. Facciamo due foto. Ora voglio rimuovere. Ma ti fai lunghi, A vincere la categoria C4 è il numero 162. Petello Ezio. La scuderia Cesare Velanti Frosinone. Con un tempo record di 1.27. Sembravi che volavi, invece no. Facciamoci la foto. Ok, passiamo di categoria. Francesco, allora passiamo avanti per la categoria gomme piene. Allora, al terzo posto con il numero 137
la scuderia Spiton Project con un tempo di 2.56. Un applauso a Vittorio Mario. Bravo Mario! Secondo posto per il numero 138, Mascolo Carlo, scuderia i ragazzi della 500 con un tempo di 1.41. E adesso questo è il mio carissimo amico, è il mio carissimo amico che mi ha dividato tutto serato in giro di discoteca, e quindi voglio dirlo proprio, per me come un fratello, oltre che un amico di serata in giro per le discoteche, con il numero 136 vince la categoria donna piena Patrick Pizzi, categoria Spita Project, per il tempo a mio tempo di 1.36. Ora spero che non lo scrivi su Facebook 343 volte, ok? Si scherza un po' e si continua. Ce ne scendiamo. Sì. Ce ne andiamo, papà. Ce ne andiamo in India. Ok, allora. Per la categoria folk scenografia monoplasto. Mi piace pregare una bimba dell'età di 8 anni. Ci siamo con il numero 36. Candide Giulia! La scuderia finale per scherzi. Candide Giulia! Con un tempo di 2.33. I premi non finiscono qui. Vince anche il premio simpatia Candide Giulia! Brava Giulia, brava! E di non uccidere il numero qua! E anche la mia di simpatia, bravissima! Allora, categoria C6, con il numero 152, Travaini Armando, scuderia Fiumicino. Si tira Ezio Catallo per Travaini Armando. Un applauso lo stesso anche se non c'è. Mentre vince la categoria C6. Ci siamo, sì? Ok, allora, vince la categoria C6 al primo posto. Ci siamo, Francesco? Con il numero 151, Rea Mattia, scuderia Pelle Carino Racing, con il tempo di 1.30. Ah, di posto quindi sono l'altro nome Mattia ed Edoardo. Un applauso ai vincitori. Ok, continuiamo. Erano in coppia. Secondo. Allora, categoria folk di posto scenografia. Siamo alla fine. Folk sport di posto. Al terzo posto
Mascia Antonio con il numero 114, scuderia Maggiolino Pazzo. Un applauso a Mascia Antonio. Categoria Folk Sport di posto. Vabbè, continuiamo al secondo posto. Antonio Sorridi, sei su chiudi in camera. Secondo posto a Di Natale Saro. Un applauso, eccolo qui. A vincere il premio di categoria al numero 1. La supposta ha fatto ancora una volta il suo dovere. Bravissimi, un applauso agli amici di Scafati Napoli. Facciamoci una foto di gruppo con i primi tre classificati. Ok. Categoria C8, vince la categoria C8 il numero 146 Gullo Claudio, scuderia Speedown Project con il tempo di 1.35. Allora. Allora, categoria Folk Sport monoposto, partiamo dal terzo classificato con il numero 83 Crea Consolato, scuderia Tenere Autosport per il punteggio di 1.33. Bravissimo, un applauso. Okay. Sì, Pellaro Autosport. Ok, continuiamo al secondo posto. Il numero 84 Malara Giovanni, sempre della scuderia Pellaro Autosport Reggio Calabria, con il tempo di 1.32. Anzi, per la precisione 1.32 e 61, perché abbiamo un altro 1.32. Quindi vince la categoria Folk Sport monoposto con il numero 87 Nicastro Rocco, scuderia Pellaro Autosport Reggio Calabria con il tempo di 1.32.11. Tutti e tre i premi ci riportiamo a Pellaro. Nonno, zia e nipote, rimane tutto in famiglia. Un applauso. Ogni volta che si dice
La polizia proprio. Ma che c'è? No, non si è come la zona di e Riccardo, tu sai che dico che l'anno allora vince il trofeo Lady Giglietti Alessandra, premiata dal sindaco Rodolfo Iez. Al centro Alessandra, il trofeo consegnato dal sindaco di Settingiano Rodolfo Iez. Un applauso. Allora, peggior crono, quindi peggior classifica, sempre Alessandra Giglietti, il bastone e la carota. Peggior crono. Ultima assoluta, ma ricorda sempre una cosa, che gli ultimi saranno sempre i primi, anche nella vita. Vince il premio Beautiful Car. Brava, brava, bravissima. Allora, la macchina più bella, il premio Beautiful Car viene assegnato a Ezio Catello. Il premio Beautiful Car, la macchina più bella. Patrick, non poteva essere la tua, ci speravi? Basta fotografia. Io non pago a scena, io passo a ficcia chiedo. Ah, perché non ho un taglio, perché sta picchiando un ficcia in tempo. Un taglio. Non Allora, premiamo il team più numeroso, il presidente ritirerà il premio Rotella Francesco per la scuderia Speed Down Project, tutto il team si palca, un applauso. A premiare il presidente Piero Canino. Facciamo una foto di gruppo anche col presidente, tutta la scuderia al completo. Un applauso, bravissimi anche gli organizzatori di questo evento. Allora, continuiamo. Al presidente della scuderia Calabria Racing, il dottor Piero Canino.
premiato dal sindaco Rodolfo Iozzo. Facciamoci una foto. Facciamo un applauso. Allora, al presidente del gruppo ufficiale di gare Safety CP per la fattiva e indispensabile collaborazione, Francesco Chiarella. Premio Davide Longo, organizzatore della Stra Settingiano. Un applauso. Ricordo, la prossima settimana c'è la Stra Settingiano, organizzate sempre da Davide Longo. Questo è la dirigente del giudice di pace. Aprite voi, grazie. Al presidente dell'associazione cronometristi di Catanzaro, dottor Lucio Merre, con gratitudine per la fattiva e preziosa collaborazione, il presidente Francesco Rotella. Un applauso. Ritira Andrea Baldrini, cronometrista. Complimenti, un applauso della piazza. Okay. Allora, premio il vicepresidente. Allora, secondo posto assoluto con il numero 151, Rea Mattia, scuderia Telecarina Racing. Premia Giuseppe Gigliotti, vicepresidente Giuseppe Gigliotti della scuderia, con il miglior tempo di 1.30. Vince il premio in assoluto come miglior tempo di tutte le macchine oggi in gara il trofeo città di Settingiano, offerto dal comune di Settingiano in persona del sindaco Rodolfo Iozzo e tutta l'amministrazione comunale. Premia sempre Rodolfo Iozzo, il sindaco, il numero 162, Catello Iozzo, scuderia Violetti Frosinone, con un tempo record massimo di 1.27.58. Un applauso. Io adesso vorrei un applauso per il presidente Francesco Rotella. Su,
sostenete sempre Francesco perché si impegna a fare le cose fatte bene. Purtroppo oggi troppi impicci, troppe cose, è caduto in una cosa purtroppo che non è da lui, assolutamente, non ci credo proprio, ecco, vi saluto a tutti per l'anno prossimo. Ciao, se ti diciamo. Sono queste le parole di Cataldo Ezio, miglior tempo in assoluto. Buon ritorno a casa, Ezio. Allora, c'è un'ultima premiazione per il presidente Francesco Rotella e il vicepresidente Giuseppe Giletti. C'è la consegna. Francesco vuole tutto il team dietro a lui, andiamo e poi la premiazione è ufficialmente conclusa. Agita prima dell'uso, Francesco.